caso di archiviazione di darne notizia appunto al soggetto, ma molte volte, chiaramente per ignoranza della legge o per magari qualcuno vicino, qualche ufficiale o a mancanza d'avvocato che non suggerisce questa utile dichiarazione alla vittima, molte volte appunto per questi procedimenti ci sarà archiviazione senza alcuna notizia appunto per la parte che l'ha fatta. In questo senso noi riteniamo che questo strumento sia uno strumento che tutto sommato non va a oberare eccessivamente gli uffici, ma dall'altra parte appunto va a garantire un superamento di un pregiudizio del principio di uguaglianza dei cittadini e quindi Concluda. un'informazione alla persona offesa dal reato molto utile appunto se vorrà opporsi alla richiesta di archiviazione. Quindi chiediamo a Grazie. votarlo. Grazie. Grazie. Allora, nessun altro chiede di intervenire? La votazione è aperta. Gianmanco, Lomonte, Lo Monte, Matteo Bragantini, Greco, Greco, Vico, Vico. Hanno votato? Sì. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 99, contrari 325, la Camera respinge. Ora siamo all'11.30 Colletti, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. Nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Allora, ci siamo? Mi pare di sì. La votazione è chiusa. Favorevoli 80, contrari 321, la Camera respinge. Emendamento 11.29 Colletti, parere contrario, Commissione e Governo, favorevole relatore di minoranza. Dichiaro aperta la votazione. Fossati. Ci siamo. La votazione è chiusa. Favorevoli 76, contrari 346, la Camera respinge. Emendamento 11.165 Ferraresi, parere contrario, Commissione Governo, favorevole relatore di minoranza. Nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Allora, chi è che sta correndo? Catanuso. Adornato. Romele. Ok, va bene, ci siamo. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 76, contrari 346, la Camera respinge. Emendamento 11.166 Ferraresi. Parere contrario, Commissione e Governo, favorevole al relatore di minoranza. Nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Mazziotti. Porta. Vico ha votato Porta? No. Ecco, Porta, riproviamoci. Eccolo, andata. Brignone. Ci siamo, dichiaro chiusa la votazione.
Favorevoli 78, contrari 350, la Camera respinge. Ora siamo all'11.160 Santelli. Parere contrario da parte di tutti. Nessuno chiede intervenire. Dichiaro aperta la votazione. Casellato. Greco. Colletti. Ci siamo? Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 61, contrari 368, la Camera respinge. Emendamento 11.161 Santelli, i pareri sono contrari. Nessuno chiede intervenire, aperta la votazione. Sibilia. Sibilia. Casellato. Vico. Casu. Covello. Covello. Tripiedi. Manfredi. Manfredi. Ok. Aspetti, chi è che manca? Manfredi. Siamo tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 64, contrari 346. La Camera respinge. Siamo all'11.34 Colletti, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza, nessuno chiede intervenire, la votazione è aperta. Greco. Greco. Caricco. Baruffi. Baruffi. Colonnese. Colonnese. Savino Sandra. Sandra Savino. Votato. Chi altro? Taricco, non votato. Taricco no. E Fanucci. Fanucci no. Solo che Taricco se non mette. Allora, ce l'ha fatta? Da qui non vedo. No, sì. Ancora no. No. Taricco. Chi è? Allora, Taricco, riusciamo? Ecco, bene, l'abbiamo chiusa, d'accordo. Allora, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 80, contrari 328, la Camera respinge. Emendamento 11.35, Colletti, parere contrario, Commissione e Governo, favorevole relatore in minoranza, dichiaro aperta la votazione. Allora. Allora, votato. Greco, ha votato. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 81, contrari 348, la Camera respinge. Emendamento 11.155 Turco. Parere favorevole della Commissione, del Governo, si rimette all'Aula il relatore di minoranza. Nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Greco. Greco. Dall'osso. Dall'osso. Dadone, Mazziotti di Celso, Fanucci. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 272, contrari 90, la Camera approva. Adesso siamo all'11.156 Turco.
Qui c'è un parere favorevole con riformulazione. Accetta la riformulazione? Sì. Lo vuole votato? Sì. Dichiaro aperta la votazione. Allora, colleghi, ci siamo? Greco. Paola Bragantini. Hanno votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 320, contrari 5, la Camera approva. Siamo al 11.43 Malteni. I pareri sono contrari. Nessuno chiede intervenire. Dichiaro aperta la votazione.